E benvenuti in un altro mio video. Questo è un video haul, un haul di cose che non ho acquistato tutte insieme, ma che ho acquistato in questi ultimi 2 mesi, più una collaborazione. Parto dalla collaborazione. Si tratta di un'altra collaborazione con Natura House, che chi mi segue sa che io spesso collaboro con l'azienda. Le mie amiche più che altro sanno che sono prodotti che veramente adoro e straconsiglio, cerco sempre di farne provare un po' a tutte le mie amichette perché sono dei prodotti veramente molto validi. E mi sono arrivate 3 cose. Allora, una è questa mousse soffice detergente con olio di argan biologico puro della linea L'Arganic. Questa linea l'ho conosciuta al Cosmoprof e di questa linea mi sono state inviate alcune cose. Io vi lascio il link del video che ho fatto review sulle cose di questa linea e anche delle altre. È una linea che a me sta piacendo tantissimo, questa mousse la sto utilizzando ogni mattina da circa 2 settimane. O una e mezzo, comunque mi piace tantissimo, ha una profumazione molto molto buona, comunque poi vi farò una recensione a parte o un post sul blog. Comunque la mousse in questione è questa qua, è senza parabeni, senza SLES, eccetera eccetera. Nel loro sito, che questi prodotti si possono acquistare nel sito di Natura House oppure in alcune farmacie, nel loro sito, non so se sono stati aggiornati, avevano sempre gli inci vecchi, quindi avevano dei prodotti che risultavano con paraffina, parabeni, petrolati eccetera. In realtà gli inci sono stati cambiati e sono molto buoni, quindi insomma questo volevo dirvelo, casomai mandate un'email per chiedere se avete dei dubbi. C'ho un macello. Poi mi è stato inviato questo dentifricio della linea Herbal. Questo è uno sbiancante ideale per i fumatori, quindi ottimo per me. Allora, io avevo provato già un altro dentifricio che mi era piaciuto molto, aveva un sapore un po' particolare, però mi era piaciuto molto. Comunque questo qua invece è alla menta, anche questo lo sto utilizzando, e la profumazione, il sapore è molto buono, sa di menta appunto, però non è quella menta forte, lava molto bene i denti, lascia l'alito fresco, quindi anche questo mi sta piacendo, ma anche di questo ne parleremo più in là. E poi mi è stato inviato questo gel gambe perfette, leggerezza, tono, freschezza per gambe stanche, gonfie e appesantite. Il prodotto in questione è questo. Questo ancora non ho iniziato ad utilizzarlo perché volevo aspettare, la confezione è molto carina, volevo aspettare che arrivasse un po' il caldo per provarlo, ecco. Qua c'è un tempo strano, quindi, e quindi niente, questo ancora non l'ho provato. E quindi ringrazio Natura House per questi prodotti che mi ha omaggiato. Mi era stato chiesto da voi di fare un video applicazione del fondotinta di Wet n Wild. Wet n Wild da me non è così di facile reperibilità, comunque sono riuscita a trovarlo, e siccome non sapevo quale dei due fondotinta volevate vedere in azione, li ho presi tutti e due, e sono il foundation, questo qua, il Foco Focus, questo, che credo di aver preso una colorazione che non mi sta bene, però le luci in negozio sono quelle che sono e quindi vabbè. E poi il Coveral, che è quest'altro. E niente, vi farò un video applicazione, pagati 4 euro ognuno. Una cosa che non c'entra niente con il beauty, ho preso questa da Tiger, guardate com'è carina, ve la volevo far vedere perché è stupenda. C'era anche con la fettina dell'arancia e del limone. Poi sono andata da Lidl, ho preso 3 cosine in croce. Allora, ho preso un solvente senza acetone, questo qua l'ho già provato diverse volte, c'è da dire che ogni volta mi si va a rompere il dosatore, e c'è da dire che comunque tanto questo dosatore qua non mi piace, lo compro quando proprio sono in emergenza, non ne ho più e mi serve, però non mi piace più di tanto. Poi ho comprato le lamette, io di solito prendo le LED 2 non c'erano, ci sono le LED 3 che sono 4 pezzi, le lamette sono così, quindi ci sono meno lamette, queste sono le LED 2 e queste sono le LED 3. Comunque vabbè, ve lo volevo dire, a me piacciono quelle lì da pochino, le LED 2 tanto.
e poi niente, ho preso le strisce depilatorie per il viso per fare i baffetti, a me queste qua mi piacciono molto e le compro sempre. Poi ho preso da Ipersop, c'era un'offerta, e ho preso lo shampoo, quello nuovo biologico detox di Intra. Questo qua è con carbone vegetale e zenzero per uso quotidiano, vegan ok, certificato IAB, senza SLES, PEG, parabeni, siliconi, minerali, oli minerali e coloranti artificiali. Questa qua è prodotto da Arbor, che è la stessa casa produttrice di Phytorelax, e non ho mai provato prodotti Inta e quindi ho voluto provare questo shampoo. Avrei voluto provare anche la maschera, ma la maschera non c'era. Comunque erano tutti scontati, mi sembra l'ho pagato 3 euro, una roba del genere. Poi, sempre scontato, che ho pagato 4 euro, ho preso la nuova maschera della Fructis alla banana, questa è nutriente, per capelli secchi. Non ho capelli secchi, però sapeva di banana, quindi l'ho voluta prendere lo stesso. È vegan, 98% biodegradabile, dermatologicamente testato, con oli vegetali, senza siliconi, parabeni, coloranti artificiali. Il 98% degli ingredienti è di origine naturale e il 2% c'è scritto garantisce la sensorialità e la buona conservazione del prodotto. Quindi sono 390 ml, un paio di 12 mesi, e a me piace il fatto che appunto abbia un buon inci, e quindi l'ho voluta prendere. Vi farò sapere come mi trovo. Poi ho preso a 1 euro le serviette di Sofidea, che io adoro, queste sono quelle intime già provate, che mi piacciono molto, e queste sono quelle struccanti da mettere in borsetta, vi farò sapere. Poi ho preso questo tantissimo tempo fa in realtà, ma credo di non avervelo fatto vedere e comunque non l'ho ancora provato, la maschera della L'Oreal Argilla Pura. È una maschera anti imperfezioni, agisce su punti neri e restringe i pori con alga marina e tre argille minerali. Questa qua pagata mi sembra 9,90 antichità. E l'ultimo prodotto è del Giardino Cosmetico, un prodotto che avevo già utilizzato, però l'ho trovato a 2 euro e l'ho riacquistato. Mi era piaciuto molto ed è il tonico viso con acqua micellare purificante con rosa canina dell'Abruzzo e Amamelis. Questa è una marca che si conosce, comunque è bio, è certificato ICEA, e questo mi era piaciuto tantissimo come acqua micellare, quindi ho voluto riacquistarla. Sono arrivate altre cosine di Wish, poche cose in realtà, cioè due sole. Allora, ho ordinato, vi lascio il video haul di Wish che ho già fatto, e così se volete andarla a vedere. Comunque ho ordinato queste pinzette qua, che sono quelle per le ciglia finte, e poi ho preso, pagate tipo 1 euro, e poi ho preso questa zuppierina con pennellino per le maschere, la spatolina per girare le maschere, la zuppierina che è piccolissima però molto carina, e poi i tre cucchiaini. Questa qua l'ho pagata mi sembra 1,50 o 2 euro. Comunque le spese di spedizione di Wish che mi era stato chiesto, mi hanno detto tutte sono altissime. Basta cercare, ci sono dei prodotti che non hanno spese di spedizione e dei prodotti che ce l'hanno a 1 euro, 2 euro, 3 euro, quindi basta solamente cercare. Io sinceramente come spese di spedizione ho cercato di prendere tutto gratis oppure massimo 2 euro, quindi non lo so, vedete voi, io mi sono trovata benissimo con questo sito. Tra l'altro è vero che alcune cose arrivano in ritardo, però anche se arrivano in ritardo, quando arrivano in ritardo voi scrivete, il prodotto non è ancora arrivato, loro ve lo rimborsano, vi arriva poi in ritardo, quindi alla fine non lo pagate. E a me piace, è un sito tipo AliExpress. Quindi questi erano i prodotti che ho acquistato in questi ultimi 2 mesi. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, fatemi sapere che video vorreste vedere sul mio canale, io vi saluto. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!